siamo finalmente alla finale di un contest che ci ha entusiasmato. Dall'inizio c'è stata una partecipazione straordinaria, mai come quest'anno, anche se ormai il contest sta prendendo sempre più attenzione. Il progetto che mi entusiasma sempre, quello di lavorare con i giovani, quello di lavorare su un tema dove la pasta è il tapis roulant su cui viaggiano i pensieri, le idee, le ragioni, i gusti e tutto ciò che ci rende diversi da qualsiasi altra parte del mondo. L'Italia è una repubblica fondata sulla pasta, ma anche, come diceva qualcuno molto più bravo di me, la vita è un mix di pasta e magia. Tutti dobbiamo prendere come grande onore il fatto di aver avuto con noi Alfonso Iaccarino, perché oggi se è tutto possibile, avete la libertà di entrare in cucina e fare una cucina fine dining, gastronomica, avendo la libertà di fare quello che volete senza paura. Ma c'era un tempo in cui in Italia chi faceva cucina d'autore doveva rispettare delle regole che erano imposte da una cucina internazionale, da una cucina francese. C'è stato chi ha sfidato questo principio e quindi oggi ha regalato poi negli anni a tutti noi la possibilità di godere dei grandi prodotti italiani senza paura e fare cucina d'autore. Quindi grazie. Terza posizione, Tommaso Luongo del ristorante Il Minto, pasta riciclata. Seconda posizione, Martin Lazaroff, ristorante Principe di Bellunia. Franco Salvatore e Andrea Zazzara.